Bella a tutti i dragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video. Come vedete sto registrando dalla mia cameretta, anche se come sapete dopo le pause degli esami di terza media ho ripreso le terapie. E domani torno come la settimana scorsa in ospedale a San Giovanni. Tra 6 giorni farà giusto un anno da quando il 20 luglio scorso sono dovuto correre d'urgenza in ospedale per scoprire poi di avere la leucemia. Ecco. Da quel giorno è cambiato tutto. Se rivedo i primi video registrati percepisco quanta strada ho fatto e quanta forza ci sto mettendo. Ecco. Ieri ho sentito la notizia che Mihajlovic, allenatore del Bologna, ho scoperto di avere la leucemia e che anche a lui toccherà giocare la partita più importante, quella della vita. Ecco, in questo video mi rivolgo anche un po' a lui. Quando si ricevono certe notizie, tutto ciò che hai intorno all'inizio sembra esplodere, sembra mancarti la terra sotto i piedi, frantumata, ma poi ti rendi presto conto invece di quanto sia prezioso avere persone vicino che cercano di sostenerti e darti energia. Sì, io ho deciso di affrontare con ferocia, aggressività e senza esitazioni la mia malattia per uscirne vincente. Questa forza e determinazione è fondamentale, ed avere persone intorno che ti danno amore nei momenti più difficili è vitale. Ecco, Sinisa, dalle parole lette ieri ho visto che già hai guardato in faccia la realtà e con determinazione hai voglia di combattere. Ecco, il tuo essere allenatore probabilmente ti aiuta in questo, ma mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalità e questa ferocia. La determinazione non basta per vincere questa partita. La mia la sto giocando. Dura più di 90 minuti, ma sono in vantaggio. Pensiamo adesso quindi di portare insieme a casa il risultato. Un saluto e un bocca al lupo da Nico Forza. Ciao.